quando sei preso da mille problemi, metti da parte i cattivi pensieri, prendi una mano e accendi la radio e collegati con uno stadio. Quando le cose ti vanno male e la malinconia ti assale, guardati subito una partita, ti sembrerà più bella la vita. Diamo un calcio ai problemi, esultanti per un gol. Diamo un calcio ai problemi, non ti sentirai più sol. Diamo un calcio ai problemi, inseguendo un pallone. Diamo un calcio ai problemi, mentre viviamo un'emozione. Bentrovati cari amici, studiamo un calcio ai problemi e come al solito fateci subito salutare e ringraziare la nostra compagna di viaggio, l'emittente televisiva Trekking TV, che ogni sabato mattina ci ospita e ci pubblica e sulla quale potrete sempre andare a riguardare le trasmissioni di questa terza edizione di Diamo un calcio ai problemi a partire da sabato 30 gennaio 2021. E naturalmente, cari amici, fateci salutare e ringraziare anche e soprattutto i nostri preziosissimi collaboratori, senza dei quali il programma non potrebbe andare in onda, a partire dal brillantissimo regista Franco Costantini, che cura i video e il montaggio con dovizia di particolari. E questa settimana, ancor più rispetto al passato, ha ricevuto tanti complimenti per la grafica e il montaggio video. E poi, come sempre, a fianco a me, la pazientissima Nica Ponzo alla parte tecnica e la dinamica Antonella Albanese, che non solo controlla i dati d'ascolto, ma anche tutto ciò che arriva qui in redazione. E dulcis in fundo, vogliamo ringraziare veramente di cuore tutti quanti voi per l'ascolto e per i messaggi di auguri e di complimenti che abbiamo ricevuto per la celebrazione della 40ª trasmissione complessiva. Ne citiamo due in particolare. Un'ascoltatrice ci ha scritto che durante quella mezz'ora che ascolta il nostro programma dimentica i suoi problemi quotidiani. E beh, questo veramente ci rende particolarmente felici, con un grande orgoglio, perché abbiamo veramente raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio di questa terza edizione, cioè di dare anche un po' di sollievo, soprattutto in questo periodo di pandemia. E poi invece un ascoltatore ci ha scritto che gli piace molto come parliamo di calcio con leggerezza, senza scendere mai in polemiche. Nell'ultimo DPCM è stato stabilito che dal 15 maggio si potrà ritornare in piscina, però negli impianti all'aperto, mentre dal 1 giugno si potrà ritornare allo stadio per un massimo di 1000 persone, 500 per quanto riguarda i palazzetti dello sport, e naturalmente riapriranno anche i cinema e i teatro, sempre però per un massimo di 500 persone. E poi naturalmente riapriranno le frequentatissime palestre. E a tal proposito facciamo un saluto e un augurio al nostro ascoltatore di Manatea, Michel Brando, che dirige una palestra che aspettava con ansia questa data certa. Ma nei giorni scorsi, cari amici, è uscita un'altra notizia che sta sconvolgendo il mondo del calcio. È stata creata la tanto paventata Superlega Europea di Calcio, che sta facendo tanto rumore, ma ne parleremo di questo meglio dopo nella rubrica Tutta la Serie A partita per partita. E veniamo al sommario di questo nostro 13° appuntamento. In questa trasmissione, cari amici, parleremo del Subbuteo, quel fantastico gioco del calcio da tavolo, ospitando il presidente della FISCT, Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, Pietro Jelapi, che ci parlerà di questo fantastico gioco. E poi, come sempre, all'intervista faranno da corredo le canoniche rubriche di Tutta la Serie partita per partita, i big match e la rubrica Riscaldiamoci con le freddure, che sta riscuotendo tanto successo. Beh, cari amici, c'è tanta carne al fuoco questa settimana, dunque subito linea alla regia. Tutta la Serie A partita per partita. La sporca dozzina. Ebbene, cari amici, abbiamo messo questo incipit questa settimana
parafrasando il titolo di un famosissimo film, perché ben 12 squadre tra le più prestigiose d'Europa hanno creato la Superlega. Trattasi delle tre spagnole, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, le tre italiane, Juventus, Inter e Milan, e addirittura sei squadre della Premier League inglese, le due squadre di Manchester, il Liverpool, e le tre di Londra, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Ma il comunicato è stato divulgato nei tempi e nei modi sbagliati, perché è stato reso noto in concomitanza con l'esecutivo UEFA, che stava per ufficializzare il nuovo format della Champions League, che andrà in vigore nel 2024, a 36 squadre suddivise in 6 gironi. E questo ha fatto andare su tutte le furie il presidente dell'UEFA, Ceferin, che ha minacciato l'esclusione di codeste squadre dai vari campionati nazionali e inoltre da tutte le competizioni europee e mondiali. Ma clamorosamente, dopo appena una giornata e mezza, il castello di carta della Superlega è crollato, poiché è scoppiato un pandemonio a livello mediatico, nazionale e mondiale, e da più parti è stato contestato il progetto perché si sarebbe perduto il merito sportivo di una squadra che, quando deve partecipare, deve meritare sul campo appunto la partecipazione ai vari tornei. E addirittura in Inghilterra è sceso in campo niente di meno che il primo ministro Boris Johnson, che ha minacciato le sei squadre inglesi con pesanti sanzioni possibili future. E ci sono stati dissensi da più parti, da alcuni allenatori di squadre importanti, dai tifosi, e addirittura hanno protestato durante l'incontro di calcio Chelsea-Brighton facendo sospendere la partita per alcuni minuti. Poi hanno incominciato a defilarsi alcune squadre, a partire dal Manchester City, l'ha seguito subito a ruota il Chelsea, tutte le altre squadre inglesi, poi il Barcellona, Atletico Madrid, anche l'Inter, insomma alla fine pare che siano rimaste soltanto il Real Madrid e la Juventus. E il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è finito nell'occhio del ciclone, perché prima era il presidente dell'ECA, l'associazione dei club europei, poi si è dimesso per entrare nella Superlega come vicepresidente alle spalle di Perez del Real Madrid. Ma adesso è tutto decaduto, e proprio mentre il nostro programma sta andando in onda, l'esecutivo UEFA, presieduto da Ceferin, si sta riunendo per valutare eventuali sanzioni alle suddette squadre, oppure per stabilire delle regole certe, precise, per evitare che in futuro possa nascere questa Superlega. E veniamo al nostro seguitissimo campionato, dove si sta accendendo la lotta sia per la qualificazione ai gironi di Champions League che quella per la retrocessione in Serie B della terza squadra. Sta per iniziare il rush finale, infatti, cari amici, mancano appena 6 turni al termine del campionato. L'Inter ha rallentato in alto in classifica, essendo bloccata sull'1-1 sia dal Napoli che dallo Spezia, però fermata dai pali. Comunque ha mantenuto sempre un più 10 sul Milan, che dopo aver sconfitto domenica in casa il Genoa per 2-1 è stato clamorosamente battuto in casa dal Sassuolo col medesimo risultato. E quindi l'Inter, per aggiudicarsi il suo 19° scudetto, dovrà conquistare 8 punti complessivi, quindi si potrà permettere addirittura, oltre a 2 vittorie, anche 2 pareggi e 2 sconfitte, perché anche se il Milan dovesse vincere tutte, i nerazzurri hanno lo scontro diretto in vantaggio con i rossoneri. E invece, per quanto riguarda la lotta per la Champions League, dopo questi 2 turni consecutivi si è riaccesa, perché ora c'è a 66 punti il Milan, a 65 l'Atalanta e la Juventus, a 63 il Napoli. Attenzione ai partenopei, che sono in grande crescita, peraltro tra le big è l'unica squadra che nei prossimi 6 turni non avrà uno scontro diretto con le famose 7 sorelle, anche se però dovrà stare attento anch'esso, perché dovrà affrontare consecutivamente il Torino, il Cagliari e lo Spezia, 3 squadre che lottano per il retrocedere, quindi che hanno bisogno di punti. Comunque è avvantaggiato rispetto alle altre squadre che hanno incontri sulla carta ben più difficili. L'Atalanta ha perso l'occasione di balzare al secondo posto scavalcando il Milan, perché dopo aver sconfitto in casa la Juventus per 1-0 domenica scorsa, nel turno infrasettimanale non è andato oltre l'1-1 all'Olimpico con la Roma. La Lazio, uscita sconfitta nettamente dal Diego Armando Maradona di Napoli per 5-2 nel posticipo, è rimasto attardato in classifica a 58, anche se una partita da recuperare il 19 maggio con il Torino, però 7 punti incominciano ad essere un po' troppi, quindi
le due romane, peraltro la Roma è rimasta a 55, dicevo, le due romane dovrebbero essere tagliate fuori dalla lotta per la Champions League, quindi si disputeranno i tre posti rimanenti: Milan, Atalanta, Juventus e Napoli, e una resterà fuori. Per quanto riguarda il centro classifica, il Sassuolo è saldamente in ottava posizione, che le garantirà la testa di serie per i sorteggi di Coppa Italia, perché ha un più 7 sul Verona, ma anche Sampdoria, Bologna e Udinese sono tranquille. E veniamo velocemente anche alla zona retrocessione: vi è questo terzetto a 33, Genoa-Spezia, che tra l'altro si incroceranno domenica nello scontro diretto, e Fiorentina. Poi vi è la coppia a 31, Benevento e Torino, e il Cagliari è clamorosamente tornato in ballo, portandosi a quota 28, perché viene da due vittorie consecutive dopo il rocambolesco 4-3 casalingo di domenica scorsa col Parma. È andato ad espugnare il Fiuli di Udine per 1-0. Quindi vedete che tra queste sei squadre dovrà uscire fuori la terza, che accompagnerà in Serie B il Parma e il Crotone, perché ormai sono davvero molto distaccati in classifica, è davvero impossibile salvarsi. E presentiamo la 33esima giornata di campionato, che sarà diluita tra sabato 24 e lunedì 26 aprile. E si comincia sabato alle ore 15 con Genova-Spezia, peraltro a pari punti, come già detto prima, quindi qua un pareggio ci potrebbe scappare, anche se entrambe cercheranno sicuramente di vincere l'incontro per forse salvarsi definitivamente. Si prosegue alle ore 18 con Parma-Crotone, e se i calabresi dovessero perdere questo incontro sarebbero già matematicamente in Serie B, mentre il Parma, vincendo, anche se molto distaccato in classifica, fin quando c'è vita c'è speranza, sarebbe ancora in corsa per la salvezza. Si concludono le partite del sabato con quelle delle ore 20:45 con Sassuolo-Sampdoria, e passiamo alla domenica, dove alle ore 12:30 si incroceranno Benevento, Udinese, sicuramente per i sanniti partita da vincere a tutti i costi. Poi ci saranno due partite in contemporanea alle ore 15, Fiorentina, Juventus e Inter Verona, dove sicuramente i bianconeri e i nerazzurri sono favoriti nel vincere la partita. Si proseguirà alle ore 18 con Cagliari-Roma, partita fondamentale per i sardi, e sicuramente la Roma magari farà anche forse un po' di turnover, perché poi ci sarà la semifinale di andata a Manchester per l'Europa League, quindi la squadra cagliaritana potrebbe ancora incamerare altri tre punti preziosissimi per la risalita in classifica. Si prosegue poi la sera alle ore 20:45 con Atalanta-Bologna, sicuramente la Derby Bergamo dovrebbe vincere questo incontro per rafforzare la sua posizione in classifica in Champions. Si prosegue poi lunedì sera, come già detto, alle ore 18:30 con Torino-Napoli, una partita veramente difficile da decifrare, perché entrambi hanno bisogno della vittoria per i loro obiettivi. E si conclude il 33esimo turno di campionato con il big match della giornata alle ore 20:45 tra Lazio e Milan, due squadre che vengono da sconfitte pesanti, e veramente dovrebbe essere un'ultima spiaggia per i capitolini, perché hanno ancora quella partita da recuperare col Torino fissata il 19 maggio. Ebbene cari amici, è tutto anche per questa rubrica, cediamo subito alla linea alla regia per la messa in onda dell'intervista. Intervista al personaggio. Oggi a Diamo un Calcio ai Problemi, cari amici, parleremo del Subbuteo, il gioco del calcio da tavolo che fa capo alla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, e abbiamo in collegamento da Reggio Calabria il presidente della FISCT, Pietro Ielapi. Benvenuto tra noi. Salve, salve, buongiorno a tutti, vi saluto qua da Reggio Calabria. Grazie per aver accettato il nostro invito. Assolutamente, sono molto contento di poter parlare del Subbuteo con tutti voi. Ecco, allora, per quei pochissimi che non conoscono questo fantastico gioco, ci descriva che cos'è e come funziona, ecco le sue regole. Allora, il Subbuteo non è altro che una diciamo, rappresentazione di misura del gioco del calcio, almeno questa era l'idea del suo inventore, che era un ornitologo inglese. Inventò il gioco nel 1947, Fitzgerald. E infatti il nome Subbuteo deriva dal nome di un falco. Infatti lui, c'è il falco che si chiama Subbuteo, lui da ornitologo trova questo nome per questo gioco. Il gioco si diffuse da noi intorno agli anni 60-80,
praticamente, come dicevo prima, è una risoluzione in miniatura sala 0-0 sia dei giocatori che del campo di calcio. Infatti il campo è una risoluzione esatta dei due campi di calcio, sono tessuti che sono molto simili a quelli del biliardo, ad esempio, no? con la specie di vestugino verde, tipo un panno, sì. Appunto, dove appunto ci sono le linee uguali a quelle del campo di calcio, e le miniature sono una riproduzione appunto dei calciatori che poggiano su una base semisferica. Questa base appunto permette di scorrere su questo campo e poi andare a colpire la pallina. Quindi il gioco non è altro che un colpire con il dito indice, presumibilmente, ma con qualunque dito, la miniatura, che poi va a colpire successivamente la pallina. Le regole sono cambiate nel tempo, sono aumentate per far sì che il gioco avesse una dimestichezza un po' più semplice per i giocatori. Ma sono simili a quelle del calcio? Diciamo che per quello che è possibile sono simili a quelle del calcio. È chiaro che non tutto si può riprodurre in miniatura, certo. Diciamo in massima parte si tende a essere simile al calcio. L'unica differenza sostanziale, proprio l'unica che forse fa dagli occhi, è quella che per tirare in porta nel calcio si può fare da qualunque parte del campo di gioco. Sì, certo. Nel subbuteo invece si può tirare in porta dopo nell'area di tiro. L'area di tiro non è altro che un'area delimitata da una linea che praticamente è circa metà della metà campo, una delle due metà campo. Quindi è posizionata circa sulla tre quarti? Sì, diciamo che sulla tre quarti, ma divide quasi esattamente la metà campo a metà. Una volta superata quella linea verso la porta, si può tirare in porta. Prima non è possibile. Ah, ho capito, signor Jalapi. È tipo, per esempio, la linea che c'è nel basket per i tiri da tre punti. Assolutamente sì, come fosse una linea da tre punti, però qui è la linea che delimita il tiro. Si può effettuare solamente dopo aver superato quella linea verso la porta. Poi, ripeto, le regole sono abbastanza semplici, è inutile poi raccontarle, poi si possono trovare facilmente sul sito della federazione o comunque anche digitando semplicemente sul buio su internet. E quanto dura una partita di calcio? Ma le partite durano dipende dal tipo di evento, ma in genere durano due tempi da 15 minuti. In qualche caso ci sono anche tornei in cui i tempi sono da 10 minuti, ma non al di sotto e non al di sopra, tra 10 e 15 minuti. Visto che lei ha parlato di federazione annessa al subbuteo, quindi si svolgono anche proprio dei regolari campionati nazionali. Sì, ma diciamo che la federazione attuale è nata negli anni 90 dalle ceneri delle vecchie federazioni. Ci sono state diverse federazioni dagli anni 70 e poi. E da queste ceneri comunque nacque la federazione attuale, la federazione italiana sportiva calcio tavolo, e diciamo che dagli anni 90 ha sempre contribuito a portare il subbuteo in tutta la nazione e anche a fuori, perché oltre i campionati italiani sia squadre che individuali, ricordo che ci sono anche i campionati europei, i campionati del mondo e la Champions League e l'Europa League, come nel calcio. E quindi è uno sport a tutti gli effetti? Diciamo che è uno sport ancora non riconosciuto a livello CONI, perché finalmente negli ultimi tempi il CONI ha un po' limitato, ristretto la possibilità di avere accesso a un riconoscimento, però noi ci stiamo muovendo proprio in questo periodo un riconoscimento a livello CONI in qualche maniera. E come sono suddivisi i campionati italiani? Allora, noi abbiamo intanto i campionati italiani, quelli individuali, naturalmente, sì. Ognuno gioca per conto proprio, perché appunto essendo individuali
vengono svolti come nel tennis, se no ognuno gioca per sé. Poi ci sono i campionati a squadre. I campionati a squadre sono formati da eventi. Noi abbiamo in questo momento quattro serie, ovviamente abbiamo la Serie A e la Serie B a 14 squadre, la Serie C in due gironi da 12, sì, e tutte le altre squadre sono suddivise in gironi, generalmente in quattro gironi, diciamo, di Serie C, che rappresentano appunto i gironi interregionali più alto, quindi faccio con le squadre che sono nella parte più bassa del... Ho capito, sono gironi territoriali. Sì, diciamo che sono più gironi, infatti sono più gironi territoriali, perché naturalmente lì ci sono squadre che vivono un po' più meno agonisticamente di subuglio, no? Quindi sì, un po' più a livello amatoriale. Ho capito. Quindi lì si muovono più a livello territoriale. Signori Elapi, ma in Serie A sono rappresentate tutte le regioni italiane? Assolutamente sì, noi abbiamo il rappresentante regionale di tutte le regioni italiane, alcune sono raggruppate, ad esempio la Calabria e la Basilicata, perché naturalmente sono un po' più piccole, però ci sono squadre in tutte le regioni italiane. Ma è bello questo. Ci sono delle regioni un po' più rappresentate, come ad esempio la Toscana, la Sicilia, la Lombardia, che hanno un numero maggiore di squadre rispetto alle altre, però tutte le regioni d'Italia hanno almeno due squadre. E chi è il campione in carica adesso come squadra, come società? Allora, come società attualmente nell'anno che abbiamo giocato, sì, l'ultimo, nel 2020, che è stato purtroppo interrotto dal Covid, il campione italiano sono le Gambe Azzurre di Roma, una delle squadre romane. Tra l'altro, una cosa che volevo dire prima è che come succede nel calcio, anche nel subbuglio e in particolare in Italia ci sono molti giocatori stranieri. Sembra molto che l'Italia è la nazione che diciamo, è più forte in ambito europeo e mondiale. È eccezionale questo. Generalmente noi ai campionati del mondo, ai campionati europei, facciamo scelta di quasi tutti i premi. Fantastico! Raramente perdiamo qualche coppa. Sì, e quindi è molto antico giocare in Italia. E quindi molti giocatori italiani e molti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia. Principalmente sono i greci, gli spagnoli, i belgi, anche i maltesi. A Malta c'è un movimento molto, molto importante. Ah, penso un po', un arcipelago così piccolo. No, e tra l'altro Malta è l'unico stato dove il subbuglio è riconosciuto dal COVID. Caspita, penso un po'. È stato olimpico maltese. E lì è molto importante, viene trattato come uno sport paritario agli altri, come il calcio, a tutti gli effetti. Quindi, come dicevo, molti giocatori stranieri vengono a giocare in Italia, infatti le Gambe Azzurre hanno un po' di giocatori stranieri, ma diciamo che in Serie A e in Serie B quasi tutte le squadre hanno almeno un giocatore straniero in squadra. E quindi in questo periodo di pandemia è stato complicato anche insomma, formare le squadre? Ecco. Assolutamente sì, purtroppo da febbraio 2020, con l'ultimo evento federale, che è stata la Coppa Italia, che si è svolta a San Benedetto del Tronto. Chi se l'ha giudicata? Anche stavolta se l'ha giudicata le Gambe Azzurre. Ripeto, è ormai quasi una, possiamo dire, il Real Madrid o il Barcellona del calcio d'angolo, se si può dire così. È una squadra che ha vinto negli ultimi anni praticamente tutto a non basta. E infatti nella squadra ci sono presenti i migliori giocatori italiani, tra i migliori giocatori italiani e anche i migliori giocatori a livello internazionale, quindi è veramente una corazzata. Comunque anche altre squadre come i Napoli, i Fighters, gli Eagles, i Fratelli Pari del Giulia sono delle squadre molto 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 forti anche a livello internazionale. E come sono le prospettive per il futuro? È tutto fermo naturalmente? Allora, noi
permettono di giocare, di giocare sia a squadre che individuali, e noi giochiamo anche con l'arbitro naturalmente, quindi in uno spazio di 2 metri per 2 si ritrovano 3 persone, quindi la vicinanza non rispetta il metro di distanza naturalmente. E quindi è impossibile disputare la partita? Per adesso assolutamente sì. Aspettiamo le aperture e dopodiché metteremo in gioco il protocollo che naturalmente faremo insieme al nostro ente di promozione sportiva del CONI, in modo che sia un protocollo ufficiale legittimato naturalmente da un ente del CONI, per avere la possibilità di giocare. Quindi presumo delle cose, come dicono tutti, andranno bene, sì. Per l'autunno, per settembre, ottobre dovremmo farcela, di cominciare a iniziare l'attività agonistica della federazione. Speriamo bene. Io, prima di salutarci, direttore Jelapi, volevo raccontare a lei e agli ascoltatori un aneddoto mio personale che sicuramente le farà piacere, ma anche un po' sorridere, perché io naturalmente ho il subbuto a casa, però certamente era opportuno che ne parlasse lei. Io da ragazzo ho tutto, addirittura pensi, finanche la staccionata per non far uscire la pallina dal campo di calcio. Perché ci sono anche gli accessori, ci sono le coppe in miniatura, no? Le porte particolari. Ma anche i pilastri per le partite in notturna, è vero? Assolutamente sì, c'è tutto un mondo che gira, attualmente anche di collezionisti che vanno alla ricerca di queste vecchie cose che comunque vengono anche attualmente riprodotte e messe in vendita. Quindi se uno va su internet vede che si possono acquistare sia le tribune che degli spettatori, che le recensioni, le bandierine del calcio d'angolo. E pensi che noi organizzavamo a casa mia, in una stanza di 15 metri quadrati, dei tornei tra 8 amici, quindi puoi immaginare, no, il caos che si creava, no? E poi noi mettevamo dei nomi alle squadre, e sicuramente la farò sorridere, perché c'era un mio amico che perdeva sempre. Allora io gli chiesi: Angelo, come ti chiamerai tu? E lui rispose: Titanic Azteca. Proprio in onore di una nave affondata e di una civiltà estinta. Poi pensi che addirittura c'era un mio amico che diceva: no, a me non mi segna nessuno, Francesco, e lui si faceva chiamare Semaforo Rosso, però poi i gol li subiva anche lui, certamente. Ma questi anche a me succedeva naturalmente quando ero ragazzo, di fare tornei in questa maniera naturalmente, quelli che si facevano tra compagni di scuola o tra compagni di condominio, come si dice, no? All'epoca. Ma la cosa interessante è che anche adesso qualcuno che lo fa a livello amatoriale ha questi nickname cosiddetti. Sì, sì, è vero. I precursori degli sport, che adesso si gioca su FIFA via internet, non usa il proprio nome, no? Dei nickname, invece noi ce lo sapevamo già all'epoca naturalmente. Ma quindi li abbiamo inventati noi i nickname? Ma secondo me sì. Siamo stati i precursori, ecco, i pionieri dei nickname. Nel nostro piccolo assolutamente sì. Allora, direttore Jelapi, prima di salutarci le voglio chiedere, ecco, chi si volesse approcciare a questo fantastico gioco del calcio da tavola che si chiama Subbuteo, dove lo potrà reperire? Allora, intanto il Subbuteo è in vendita, parliamo delle scatole, quelle sì, come c'era una volta nei negozi di giocattoli, di questo dovrà avere in mente. Quelli, i materiali con cui giochiamo noi sono un po' più performanti, diciamo così, e chi vuole acquistarli li trova su internet, basta digitare Subbuteo, calcio tavolo, e vengono fuori una marea di siti che vendono il materiale. Ah, ho capito. Per avere notizie, sì, in particolare sugli eventi, sugli eventi promozionali e tutto il resto, io invito tutti a seguire anche su Instagram o su Facebook la pagina della federazione, che è la Federazione Italiana Sportiva, Italiana Sportiva Calcio Tavolo, si trova sia su Facebook, su Instagram e su internet, www.it.it, che sono naturalmente le iniziali della federazione, certo. E lì si possono trovare tutto, si può trovare
l'evento dei club distribuiti su tutta l'Italia con i contatti, quindi numeri di telefono, indirizzi mail più vicini alla propria città. Chi volesse iscriversi e chi volesse partecipare, ecco. Certo, lì dopodiché si mette in contatto con il delegato regionale, sì, con il club più vicino, e così per avere più notizie, per andare a vedere anche quando ricominceremo, perché questo gioco stiamo facendo appunto, quando ricominceremo a giocare può andare anche a vedere gli allenamenti, il bisogno dei materiali, quindi è molto importante avere notizie, quindi basta andare o su internet tramite il sito o sulla pagina Facebook o Instagram e lì si hanno tutte le notizie necessarie. Allora la ringraziamo carissimo direttore Jalapi per questa variegata descrizione di questo fantastico gioco che è Subbuto. Naturalmente invito a tutti a prenderlo, perché veramente si passano delle ore spensierate, tranquilli, da amici. È un gioco, no, semplice da praticare dentro casa, anche in una stanzetta. È un disco, un gioco benissimo. Sì, sì. È un gioco di presenza, quindi a differenza dei giochi che sono internet, sì, col computer. Qua è un gioco che aggrega, fa nascere nuove amicizie. Certo, e poi tra amici si fanno i commenti, no? Come si poteva evolvere la partita, si fanno anche i commenti, certamente, alla fine. Assolutamente. Assolutamente. Allora, direttore Jalapi, la ringraziamo di cuore e lunga vita al Subbuto. Grazie, grazie infinite. Arrivederci, grazie a voi. Il Big Match. Cari amici, eccoci di nuovo qui nella rubrica I Big Match, dove cerchiamo di indovinare la martingala riguardante i principali incontri della giornata. La scorsa settimana abbiamo sbagliato soltanto il posticipo, perché avevamo messo doppie chance 1-2 Napoli-Inter e invece poi, per alcuni pali presi da entrambe le squadre, l'incontro è terminato in parità. Comunque, nelle 12 scorse trasmissioni abbiamo indovinato la martingala per 3 volte, quindi un buon 25%. Ci riproviamo anche questa settimana, naturalmente, e partiamo con Fiorentina-Juventus, doppie chance X2, Inter-Verona esito finale 1, Cagliari-Roma doppie chance 1X, Atalanta-Bologna esito finale 1, Torino-Napoli doppie chance X2 e terminiamo con il big match della giornata Lazio-Milan doppie chance 1-2. Abbiamo terminato anche con questa rubrica, allora linea subito alla regia. Riscaldiamoci con le freddure. Cari amici, volge al termine anche questo nostro 13° appuntamento della terza edizione di Diamo un calcio ai problemi. Ma come sempre, prima di salutarci, vogliamo raccontarvi delle freddure, delle barzellette che questa settimana abbiamo trovato rigorosamente riguardanti il calcio. Perché abbiamo avuto come ospite il presidente Pietro Jalapi della FISCT, Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, il famosissimo Subbuteo. E invitiamo tutti i ragazzi ad approcciarsi a questo gioco fantastico, che poi è anche uno sport, perché come avete ascoltato prima nell'intervista, si disputano campionati nazionali, regionali, gli europei, i mondiali e persino la Champions League. Ed è un gioco facile da organizzare anche dentro casa, basta avere un tavolo, poi sopra vi si pone questo panno verde dove vi è rigorosamente riprodotto un vero campo di calcio con le porte e con i calciatori, e quindi si socializza e poi naturalmente tra amici alla fine si fanno anche i commenti di come si è disputata la partita, e quindi è sempre meglio che giocare davanti a un computer alla PlayStation. E veniamo ormai alle famosissime freddure che stanno riscuotendo enorme successo. La prima recita così: sapete come si chiama il più grande portiere russo? Sarà Cinescu. E poi ascoltate quest'altra: sapete come si chiamano le riserve della nazionale di calcio giapponese? Yoko poco, ma non Yoko mai. Ed infine, ascoltate quest'altra: sapete cosa hanno in comune un portiere ed un pescatore? Lavorano con la rete. E prima di salutarci, invitiamo come sempre tutti ad interagire col nostro programma, quindi in qualsiasi momento potrete inviare proposte, consigli, suggerimenti, ecco anche le freddure, poesie a tema calcistico o musicale, che poi la nostra social woman Antonella Albanese sceglierà le più interessanti da proporre nella successiva trasmissione. E quindi vi salutiamo con il nostro motto, che con il calcio, lo sport, diamo un calcio ai problemi, ma la musica rallegra l'anima.
Un caro saluto dal vostro Enzo Spatuzzi e appuntamento alla prossima settimana. Quando sei preso da mille problemi, metti da parte i cattivi pensieri, prendi una mano e accendi la radio e collegati con uno stadio. Quando le cose ti vanno male e la malinconia ti assale, guardati subito una partita, ti sembrerà più bella la vita. Diamo un calcio ai problemi, esultanti per un gol. Diamo un calcio ai problemi, non ti sentirai più solo. Diamo un calcio ai problemi, inseguendo un pallone. Diamo un calcio ai problemi, mentre viviamo un'emozione.